Fondamentale vincere, ottenere la prima vittoria. Ci siamo riusciti nel contesto di una gara, possiamo dire, equilibrato, dove nel primo tempo però qualcosa non è andato. No, oggi bisogna dire questo, che nel calcio, nelle squadre possono avere diversi valori, ci possono stare diversi valori. Oggi l'Ascoli ha dimostrato di avere un valore assoluto, che è la voglia di volere il risultato. Di lottare, di sacrificarsi, di soffrire per ottenere il risultato. Oggi era importante vincere, era fondamentale per noi vincere per avere la capacità e la possibilità di migliorare poi tutto il resto, perché comunque Ascoli non vinceva dai primi di aprile, quindi è chiaro che noi da parte nostra dovevamo dare una svolta come risultati e come squadra. Quindi è chiaro che è venuta fuori una partita molto contratta. I giocatori temevano veramente di non vincere e di conseguenza si è fatto fatica sotto l'aspetto proprio della qualità del gioco, sotto l'aspetto della fluidità di manovra, e quindi si è dovuto fare una partita sotto altri aspetti, sotto l'aspetto dell'intensità, della cattiveria, delle ricomposizioni, dell'attenzione nella fase difensiva. E quindi diciamo, adesso dobbiamo essere bravi ad accettare questo, dobbiamo essere molto contenti e prendere entusiasmo. È stato bellissimo far gol sotto la curva e ci deve dare una carica adesso per il proseguo, per cercare di affinare poi tutto il resto, perché dobbiamo essere sicuramente più belli ed avere più idee chiare sul da farsi in fase di sviluppo. Però oggi complimenti veramente alla squadra. Molto bene la Verona, ne abbiamo parlato ieri, 80 minuti di grande qualità sulla fascia con l'assist per Ardemagni, qualche problemino invece per Baldini. Sì, oggi avevamo optato per una formazione dove Ninkovic faceva un attaccante e Baldini doveva essere bravo a lavorare sul loro play, l'ha fatto molto bene. È chiaro che è venuto meno invece sulla fase di possesso palla, perché doveva essere più bravo nello smarcarsi, nell'attaccare la profondità. Però ripeto, si è giocato poco sotto l'aspetto della qualità, però dobbiamo evidenziare gli altri valori di oggi. Ardemagni che alla fine faceva il terzino proprio perché si voleva questo risultato. Oggi è veramente da esaltare questi aspetti di questa squadra, perché le squadre non è che vincono sempre solo quelli che hanno un gioco perfetto e di qualità, vincono anche quelle squadre che dimostrano di avere carattere, personalità e voglia di vincere. Oggi il centrocampo a un certo punto sembrava che avesse i giocatori che si pestavano un po' i piedi, nel primo tempo soprattutto tanti piccoli fraseggi che però è mia e tua, e alla fine a volte non era addirittura di nessuno. Ecco, spiego quello che stavo dicendo, eravamo contratti, poco fluidi, poco attenti nello smarcarsi, non c'era la tranquillità nel controllare la palla e quindi è venuta fuori una partita diversa, ma la cosa che è importante oggi era vincere, perché comunque ci dà forza per il proseguo e ci dà tanta carica per fare ancora meglio le prossime partite. Purtroppo non ha potuto Vivarini oggi nemmeno gestirla bene dal punto di vista dei cambi, visto che due sono stati obbligati per infortunio o comunque perché la Verone lo ha chiesto il cambio, quindi anche tatticamente nel finale la sofferenza forse era dovuta anche al fatto che quel cambio che si fa di solito a 10 minuti alla fine era stato bruciato da Perucchini Lanni. No, vabbè, il discorso... Partite molte volte vanno in un certo modo e di conseguenza bisogna adattarsi a quello che avviene durante la partita. Penso che l'abbiamo fatta abbastanza bene, De Santis è entrato anche molto tonico e molto deciso, e quindi tutto bene. Volevo dedicare questa vittoria a Luca, l'amico del presidente, che ci tenevo tanto a dedicargli una vittoria, e oggi vittoria per lui. E Perucchini, Lanni, la situazione? Lanni ha avuto un piccolo stiramento nel calciare, ha avuto un piccolo stiramento e quindi Perucchini mi è piaciuto perché si è fatto trovare pronto, è stato deciso sulla palla, quindi va bene così. Padella? Padella ha avuto un piccolo risentimento alla rifinitura, vediamo domani.